La ristorazione collettiva ed in particolare quella scolastica e degli asili nido coinvolge una delicata fascia della popolazione con responsabilità da parte di quanti operano le scelte alimentari. La tutela dei nostri bambini va dalla garanzia strettamente igienico-sanitaria del pasto a quella che è la qualità organolettica, la qualità nutrizionale e anche la presentazione del pasto rispettando anche le nostre tradizioni. Ci troviamo in un centro cottura gestito dal Comune di Verona che produce quasi 2000 pasti al giorno per mense scolastiche. La responsabilizzazione degli operatori inizia dall'organizzazione del servizio. Si parte da quella che è la struttura, quindi gli ambienti, da quelli che sono gli impianti, da quella che sono le procedure legate alle varie filiere produttive, a quella che è la formazione del personale. Ricordo che molto importante anche qui sono le procedure di autocontrollo, i manuali di corretta prassi igienica, che devono essere ovviamente seguiti a livello di produzione. Una parte importante è anche la scelta delle materie prime, quindi capitolati d'appalto, nonché gli aspetti dietetici e nutrizionali, quindi la predisposizione di quelli che sono i menu sulla base di tabelle dietetiche. Ricordo che recentemente sono state riviste anche le linee guida sulla ristorazione scolastica da parte delle regioni, un punto di riferimento per gli operatori e anche per noi in questo senso. E molto importante poi sono anche gli aspetti dietetici legati ad esigenze particolari, mi riferisco cioè a patologie quali le allergie alimentari o intolleranze alimentari in genere o celiachia, in cui è prevista una particolare attenzione sia nel ciclo di produzione, quindi nella filiera produttiva, e anche nella scelta della materia prima e nella composizione del pasto. Il SIAN effettua controlli sulla ristorazione collettiva, che ha a che fare anche con mense ospedaliere, aziendali, sociali, oltre che scolastiche. Il nostro controllo, quindi, che è il controllo ufficiale, si affianca ovviamente all'autocontrollo che viene effettuato dalle singole aziende e singoli operatori del settore alimentare. Il nostro controllo consiste nel monitoraggio della filiera attraverso anche dei controlli di verifica, quali campioni di alimenti, sia delle materie prime che del prodotto finito, controlli delle temperature. Ricordo che nella ristorazione collettiva uno dei punti critici è la temperatura di conservazione, di trasporto dei pasti. Offriamo pareri nella ristorazione collettiva per quello che riguarda la valutazione dei menu e delle tabelle dietetiche, in particolar modo anche della celiachia. Ricordo che per legge è previsto che nella ristorazione pubblica devono essere garantiti pasti privi di glutine. La garanzia attraverso l'utilizzo di determinate materie prime e ingredienti e l'attenzione non solo sulla filiera ma anche sulla composizione gastronomica del pasto è una cosa molto importante. Ogni singolo pasto delle diete speciali viene confezionato individualmente con una particolare cura. È sempre importante la lettura delle etichette nella scelta dei prodotti alimentari. La direttiva comunitaria stabilisce che in etichetta devono essere elencate le sostanze allergeniche in maniera chiara, e questo sicuramente favorisce scelte consapevoli da parte del consumatore.